Ok, adesso nella seconda parte vediamo appunto che noi siamo arrivati a ridurre ovviamente la distribuzione della scala maggiore, no? Adesso nella scala minore ovviamente metteremo, noi lo facciamo in sovrapposizione della scala maggiore stessa perché da sesto grado, come abbiamo visto prima, abbiamo abbassato la terza, la sesta e la settima, per cui otteniamo questa formula del tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. E sono due modelli di scala diversi. Sono due modi che vengono definiti già dal 1900, che poi la scala eolica fosse definita tale, perché i modi gregoriani, quindi i modi già nell'antica Grecia venissero definiti tali, ma per un altro tipo di approccio, e c'è proprio uno spostamento e una colorazione dell'uso degli accordi e delle scale diversa dalla musica classica, in questo caso proprio comunque vengono definiti sempre comunque scale modali in questo senso. Comunque esiste la scala maggiore, la scala è il modo minore al quale poi viene comunque alzato il settimo grado maggiore, perché dalla scala minore alzeremo la settima. E ovviamente poi la scala minore melodica, perché il tono e mezzo di spostamento sarà un po' eccessivo, no? Per cui la renderà in questo modo, ok? Per proprio una questione di canto e anzi, c'è proprio tra l'altro, credo di averlo qua sotto mano, e te lo leggo. La scala minore armonica presenta tra il sesto e il settimo grado una difficoltà non trascurabile. È la difficoltà di intonazione per l'intervallo di un tono e mezzo, cioè quello che viene definito la seconda eccedente. Perché in realtà non è da interpretare come una terza minore, no? Per togliere questo inconveniente si pensò di alterare anche il sesto grado, di innalzarlo di un semitono, così formando la scala minore melodica. La scala minore melodica presenta nell'ascendere due alterazioni, una al sesto grado e l'altra al settimo grado. Alterazioni che nel discendere vengono cancellate, non essendovi più la necessità della sensibilità. Questa scala, differentemente dalle altre, bisogna presentarla tanto con la forma ascendente quanto con quella discendente. Disposizione dei gradi nella scala minore melodica. Ascendente, un tono, un semitono, quattro toni, un semitono. Discendente, due toni, un semitono, due toni, un semitono, un tono. Riassumendo, si può concludere con la scala minore, si presentano quindi in tre forme: la scala naturale, minore armonica e minore melodica. La diversità di forma si riscontra al sesto o settimo grado e sono dovute alle attrazioni esistenti fra la dominante e la tonica. La naturale conserva la sua forma come le è derivata dalla scala maggiore. L'armonica ha il settimo grado innalzato di un semitono. La minore melodica nell'ascendere al sesto e al settimo grado innalzato di un semitono, discendendo, seguendo la forma di quella naturale. Do, re, mi bemolle, fa, sol. La bemolle, si bemolle, do, scala minore naturale. La bemolle, si naturale, be quadro, viene inserito in scrittura, do, scala minore armonica. La be quadro. Io adesso specifico, ma naturale, si naturale, do, scala minore melodica, la bemolle, si diminuito, discendendo. Questo ovviamente. Superfluo aggiungere che ciascuna di queste scale può essere riprodotta su qualunque altro grado che non sia il do, purché si mantenga la disposizione dei suoni uguali a quelle sovracitate che servono come modello. Cioè questo è quello che noi definiamo già come utilizzo dei pattern nelle cose che facciamo. Vediamo adesso l'armonizzazione della scala maggiore per terze, così come l'abbiamo già visto. Ok, allora, prima scala. Adesso ovviamente l'armonizziamo. La sto armonizzando perché molto spesso ovviamente uno si chiede innanzitutto come faccio a costruire un accordo, e
di là del fatto di vedere una forma scritta, al di là del fatto di vedere uno che mi fa vedere su un libro come mettere giù delle dita, devo essere in grado io di costruirmi una forma scritta, al limite di scriverla, seguendo determinate regole, giusto Cla? Per cui, questo è un motivo, e ci sono delle regole. Uno. Due. Capire se c'è sempre un modo per comprendere se deriva prima un accordo da una scala o viceversa. Beh, ti posso dire che ad esempio Schoenberg fa una chiara distinzione tra quello che è un concetto di scala maggiore, scala minore naturale, minore armonica, minore melodica, e un modus operandi di queste scale, che ci servono per poter sostenere, gestire, lavorare in una direzione. E quello che sono le scale modali, intese proprio scala minore eolica, anche se poi mi viene ogni tanto, sai che non rispondo mai ai commenti che mi fanno, determinate cose. Cioè, a me dispiace che ci sia una certa gente che pensa che la scala minore eolica non sia corretto esprimerla in modo tale, però non c'entra un cazzo il vento, si dice proprio scala minore eolica, nel senso, lo so che deriva dai greci e magari uno pensa che si confonda col vento, però ai tempi oltre 3 o 4 mila anni fa proprio i greci la definivano e la definirono in un modo tale. La scala Lidia, tutti questi modi derivano da delle forme accordali ben specifiche che spostano su determinate forme accordali determinati gradi che hanno un'incidenza e hanno una colorazione ben specifica. Allora c'è un modo e un senso per dare colore a queste forme di scala. Ovviamente poi nel jazz queste cose vengono evidenziate maggiormente, ancora di più. Le Lydian Dominant probabilmente ancora ne evidenziano ancora di più l'uso e l'utilizzo è ancora più ampio, molto di più che nel mondo della scala maggiore. In questo modo, in questo momento, ovviamente, invece, noi cosa facciamo? Dalla scala maggiore vediamo quali sono le forme accordali invece che noi possiamo costruire per poter operare in un centro tonale e poter costruire quali sono le forme accordali di base che costruiranno ovviamente una tonalità che può essere maggiore o minore, perché poi ovviamente noi sappiamo e sapremo che le tonalità possono essere non solamente 14 ma bensì 30, perché 14 possono essere quelle 7 e 7 con i diesis e relativi bemolli più quella naturale e ne fanno 15, e ovviamente sono quelle che noi possiamo considerare le maggiori, ma ci sono le minori che ovviamente grazie alle melodie di un brano andranno ovviamente a tirare fuori o a enfatizzare quelle che possono essere le tonalità maggiori su determinati centri tonali o le minori, altrimenti non avrebbe alcun senso fare una distinzione del dire se siamo in una tonalità di G major o di minor, ma ovviamente sai benissimo che quello è il sesto grado minore relativo magari di un sol maggiore, dove l'alterazione è sempre quella di un diesis in chiave, ovviamente, dove l'alterazione sarà sempre quella di un fa diesis. Fatto questo piccola introduzione all'argomento, ritorniamo ad esempio in questo caso, la prendiamo in Do, per cui in questo caso siamo in Do maggiore e ho preso, siamo avanzati con la nostra, come all'inizio, successione di tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. In questo caso avremo sul primo, quarto, quinto grado sempre una terza maggiore, ovviamente perché le nostre scale, per poter ottenere qualsiasi forma, che sia una forma accordale, una triade, una tetrade fatta da quattro voci, prima ancora una triade, prima ancora una terza, che sarà poi ovviamente il nervo principale che ci servirà per trovare l'identificazione, proprio la prima che ci dirà se un accordo è maggiore o minore, sarà la terza, per cui il rapporto che c'è tra la prima nota e la successiva sarà la distanza di un terzo grado,
quindi tra il Do e ovviamente la terza nota successiva. Non sarà ovviamente il Re, ma sarà ovviamente il Mi. In questo caso, ovviamente, considera già che io, siccome sono sulla nota del Sol, avremo una locazione di questa natura. Questo è l'intervallo di terza, e che non sarà ovviamente come questo, no? Ma al di là del fatto che noi siamo in Do, come diceva il Pozzoli su questo materiale, indipendentemente dalla tonalità nella quale tu stai a operare, l'importante è che vengano mantenuti gli intervalli. Anzi no, lui l'ha detto in una maniera un po' più elegante di come lo sto dicendo io da bestia in questo momento. Aspetta che lo ripeto, perché... Ah, ecco. Superfluo aggiungere che ciascuna di queste scale può essere riprodotta su qualunque altro grado che non sia il Do, purché si mantenga la disposizione dei suoni uguali. Bella sta cosa qui. Purché tu faccia in modo uguale la scala da un punto di vista geometrico e della locazione degli intervalli, lo fai insomma dove cavolo ti pare, Claudio, per cui, giusto amico mio, ti sposti lungo l'asse del manico e armonizzi la scala. Giusto? Ecco, questo qua è ovviamente, lo ripeto, è per Claudio, io non li faccio mai queste cose, no? Ma siccome lui non può muoversi da casa, l'ho fatto volentieri per lui. Scusami. E ovviamente poi lo fai anche tornando indietro, eh? Vedi che ovviamente, questo ovviamente, tonica terza maggiore, tonica terza minore, tonica terza minore, tonica terza maggiore, tonica terza maggiore, third minor, right? In questo caso, ovviamente, al di là del fatto che io lo posso suonare in questo caso con le dita, senza dita, quello che mi interessa è il fatto è proprio di... Vedi che se mi muovo sensibile terza minore, perché è come se fosse andato a prenderla a questa distanza, no? Ok? In questo caso ci siamo spostati lungo questa asse. Adesso la prima cosa che faccio al di là del discorso della terza è di dire il primo, il quarto e il quinto grado, qualsiasi sia la tonalità, saranno sempre maggiori. Il secondo, il terzo, il sesto, il settimo, nella scala maggiore, quello che riprodurrò, sarà sempre minore. Già se parliamo di una scala minore armonica, dove ho dei gradi di questa natura, cioè... Già qui non è più la stessa cosa, perché vedi che ho un accordo minor 7 major, semi diminuito il secondo grado, delta quinta eccedente il terzo grado, ma è bemolle la terza, ovviamente, perché è una scala minore, no? Sapevamo già che la terza aveva il secondo eccedente, perché avevamo un tono e mezzo, visto che non l'ho chiamato io terza bemolle adesso, ma era un secondo eccedente, l'abbiamo visto prima. Il secondo minor, quarto grado minor 7, pardon per il mic. La quinta di dominante, sesta delta, ma è la sesta bemolle, perché è come se fosse un minor, settimo, scusami, diminuito, non guardavo, lo vedi?